I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay bad, shit. C'è chi è che, se so potuti permette, quel motoscafo, e poi passano anche dei yacht qua. E là ci sono i parcheggi che si trovano al porto di Numana. I parcheggi nelle porticciolo di Numana per quei motoscafi e per le famiglie e di lusso e imprenditori. Questa è la riviera del Conero, c'è zia là, lassù c'è il trattore antico anni 40, laggiù c'è il balneare di Dario, che è defunto, eterno riposo don Addario, signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Ecco, adesso do una mano a zia. Zia, vuoi una mano? Non vuoi venire giù? Non vuoi venire giù? No! Ecco, qui al mare ancora una volta. E con questo caldo, tanto la temperatura raggiungerà i 50 gradi anche qui, a Napoli 49, quindi ci è mancato poco dei 50, ma arriverà purtroppo a 50 gradi. Non so come faremo noi a resistere, tanti non resisteranno, andranno nella cassa da morto, e invece altri resisteranno, coloro che stanno vicino il mare, tipo me, e grazie a Dio io so vicino la costa adriatica, quindi qui tira sempre vento, anche se c'è la giornata che è un caldo torrido e tutto impossibile, e qui tira vento. E grazie a Dio, a me mi ha creato vicino, mi ha posto la mia vita vicino la costa adriatica, a 14 km di distanza. E qui il mare è sempre arieggiato, c'è lo iodio, il gas che sprigiona il mare, che fa molto bene per i polmoni. Per gli asmatici il mare fa molto bene, è un tocca sana. Oppure andai in montagna, a mezzi boschi, e
se staria bene, però dopo insetti pizzichi una rotta di collo, quindi è meglio a sto punto, non so più cos'è meglio, guarda. In montagna se non piove, non c'è i ruscelli, non c'è l'acqua, non c'è niente, a sto punto è meglio il mare, però tocca andare nei luoghi tipo come questo, che c'è un luogo che non c'è i balneari e niente, e che c'è poche persone, è quasi tutti turisti, per cui non c'è la rottura de palle di quasi nessuno, e qui è tutto naturale e basta, c'è poche persone, c'è lo spazio, si può fare tutto qui, le buche, tutto quanto, anche se non le fo più ormai, o poche volte forse le farò, chissà, finché c'è vita c'è speranza. Però un posto così è difficile a trovarlo, qui nella Riviera del Conero, con poche persone, si trova sempre parcheggio a gratis, è un posto naturale, là c'è un'oasi naturale, qua c'è un luogo, questa spiaggia qui è un luogo turistico perché lassù c'è il campeggio, però non a tutti piace questo luogo perché sfocia il fiume Musone, non a tutti piace. E non tutti si sentono a suo agio qui, e per cui l'acqua più bella, più pulita, stranamente qui ogni tanto è cristallina l'acqua, stranamente, perché uno non si direbbe questo, no? Non pare impossibile, che come c'è la sbocca del fiume e qui l'acqua non è putrida, non sempre è putrida, a volte è pulita l'acqua, a volte è cristallina, fino a ieri è stata cristallina, dopo dipende la corrente del fiume, dove converge, per esempio adesso converge qua la cosa lì, quindi non è detto che qui è sporco. E per cui le paure, le ansie, non è detto che, capito, là è meglio e qua è peggio, dipende dai momenti, dalle giornate, dipende dal giorno, dipende da tanti fattori, per esempio se il mare è mosso smuove la porcheria che sta nella spiaggia, quindi anche in altri luoghi potrebbe essere sporco pure di più di qui, dipende. Prima, finché pioveva tanto, qui defluiva tanto e veniva giù tutto, quindi era più sporco, era più melmoso. Adesso non piove più, non viene giù quasi più niente, solo l'acqua della diga, quindi non è così tanto sporco. Apposta c'è l'acqua a volte cristallina, anche qui. Però cosa c'entra? Le spiagge verso Numana, Marcelli, quei posti là, è più belle. L'acqua è più cristallina. Per esempio, se uno vuole vedere proprio un'acqua pura che pare da stare alle Maldive, vada alle Due Sorelle dietro il monte, il cane che dorme, dietro il monte c'è le Due Sorelle, è una spiaggia libera, turistica, se prende la barca, l'imbarcazione turistica al porto di Numana dovrebbe costare, mi pare, 15 euro a testa, se non mi sbaglio, può essere pure che 20, non lo so se è aumentato, boh, dovrebbe essere aumentato. Io mi ricordo quando ero in lire era 8.000 lire, adesso dovrebbe costare 15 euro, che sarebbe 30.000 lire il lire, però non ci potremmo basare più il lire. Comunque qui se sta bene, è un'oasi di pace, è naturale, ci veniva pure il mammo con zia Mimmi e zia Ruota qua giù negli anni 50, partivano a piedi da Castelfidardo, andavano ai sbarchi a trovare a nonna Pincina e poi venivano giù coi sandali, coi zoccoli, quella volta c'erano i sandali, i zoccoli, non c'erano le scarpe da tennis e se robe lì, tutti di cuoio e di legno, venivano giù, sta le scarpe di legno, mezzi i campi, tagliavano in mezzi i campi e venivano giù, anche a volte anche zia Clacla che sta lì, ecco. E quindi le sorelle Marzioli, San Nonno Basilio, zio Umberto venivano giù qui, in questa spiaggia qui, a parte che la maggior parte delle spiagge non c'erano i balneari negli anni 50, è nati dopo i balneari, dagli inizi degli anni 70 è nati i balneari, una volta era tutto vuoto, solo Dario c'era lì, vedi che la casa è vecchia, si presenta una struttura molto vecchia, che Dario quella volta campava ed è nato in cielo pure lui. E quel coso lì, diciamo, quel, come se può le dire, albergo, un albergo, ristorante, pizzeria,
quello è uno dei più pregiati. Si dice che la cucina è più pregiata di tutta quanta la Riviera del Conero, perché c'è stato uno che è esperto di cucina, ha valutato i luoghi, è stato lì e l'ha premiato come cucina più buona in assoluto della Riviera del Conero, addirittura là, lì da Dario, buon'anima di Dario. Adesso ovviamente c'è la famiglia che ancora campane e lavorene, gestiscene ristoranti, ristorante al becco. E vicino lì c'è le voci del mare, quello là azzurro, quella struttura azzurra, però un po' lavora, ma solo una parte lavora. Una volta lavorava tutto quanto locale, adesso lavora una parte, però è sempre bravi a cucinare, è molto in gamba. E chi è che ci va se trova soddisfatti? Io mi ricordo alle voci del mare, ci sono andato alla cena del matrimonio di mia sorella e ci siamo trovati tutti bene, era tutto a base di pesce, erano eccezionali a cucinare, stati bravi, favolosi. Io perché il pesce, a me la roba di pesce non mi è piaciuta mai, però lì mi è piaciuta, e una cena di matrimonio lì è venuto molto bene il pesce lì, mi ricordo che ho mangiato abbastanza io quella volta al matrimonio di mia sorella. Mi cugino ha fatto proprio i fuochi d'artificio, tutti i camerieri, lo chef in persona è andato a accusare Luca, a portargli entro il piatto le portate, 6-7 portate ogni pietanza, 6-7 volte la data. C'aveva il piatto pieno, strapieno, colmo, c'aveva più di mezzo metro di scarti de pesci, di quanto ha mangiato. Dopo ha bevuto 8 litri di vino, è una cosa incredibile, era un caldo da morire quella volta, estate piena, e quindi un caldo da morire, dalla pelle gli ha trasudato il vino che ha bevuto, perché tanto tutto quel caldo, tutto il damagnà che ha mangiato, tanto da qualche parte doveva espelle, se non faceva, non dava di corpo e niente, doveva espelle dalla pelle. E così quando uno beve tanto che è caldo da morire, anche se beve tantissimo, comunque vada, piove dalla pelle, gli è trasuda la pelle. E così, adesso qua vedo tutte le imbarcazioni che ritornano al porto di Numana, perché laggiù c'è il parcheggio, ogni parcheggio tocca pagare l'affitto molto caro, e così, e niente, qui la Riviera del Conero c'era, devo ricordare che laggiù, da qui si vedeva un edificio enorme, una struttura enorme, che c'era la discoteca Agua Disco Village qua giù, vedi, in quella pineta laggiù che c'è, si vedeva e reggeva un albergo enorme, altissimo, alto 10 piani, che al decimo piano c'era le piscine, e anche sotto, nel piano terreno, c'era una piscina olimpionica, la più grande d'Europa, addirittura. Quell'hotel è stato abbattuto per farci tutte villette che non è state mai vendute, e dopo ha fallito la banca delle Marche, e tutti coloro che hanno fatto dei botti, tutti i sacrifici della vita messi in banca delle Marche, l'hanno persi questi botti, questi buoni, no? Dei soldi, no? Hanno perso tutto questi contribuenti, e se sono ammazzati, se sono dati fuoco, se sono piccati, uno si è buttato dalle mura d'osimo, perché ha perso tutto il buono fruttiferi che viene fatto nella banca delle Marche. Quindi la banca delle Marche ha speso un miliardo di euro per lo smaltimento rifiuti e per la ricostruzione di tutte quelle villette mai vendute. Quindi un macello, era meglio che ci stava l'albergo Santa Cristiana, che conteneva 5.000 turisti ogni estate, a stagione estiva 5.000 turisti, pensa, nell'albergo Santa Cristiana, e in più c'aveva le piscine olimpioniche, e in più i clienti si servivano anche di piscine sopra il tetto, e si vedeva tutto il mare, addirittura quella volta negli anni 90, dagli anni 70 hanno costruito quell'albergo, ha durato fino al 97, dopo c'è stata la demolizione nel 2007 ufficiale, e poi è andato tutto in malora, e praticamente si vedeva dall'ultimo piano, da chi è che faceva le piscine all'ultimo piano, si vedeva a volte la Croazia e l'ex Jugoslavia, adesso Bosnia Erzegovina si chiama. Vabbè, poi buttano l'aerosol nell'aria, che non, a volte buttano, adesso stanno sperimentando un aerosol proprio adatto per non vedere le strisce.
quindi imbratta il cielo, e alla sera lo vediamo nel tramonto. Nel tramonto vediamo il cielo bianco e giallo, è tutto pieno di chimica. E quindi uno dice, ma com'è possibile? Su, è azzurro, dalla videocamera si vede azzurro, allora ci inganna Montesi Matteo. E invece no, non vi inganno per niente, io dico le cose reali, concrete. A volte addirittura è stato detto pure che io sporco l'obiettivo per fare vedere l'impannatura del cielo addirittura. Pensa, arrivati a quel punto lì, i cervelli mentecazzi, la mentecazzia. C'è dei giorni che tira vento e viene spazzato la chimica, l'aerosole nell'aria e si vede azzurro. Però la chimica, l'aerosole è nei lati del cielo, è bianchi, quindi viene spazzato via, però ci rimane sempre un po'. Tipo oggi è pulito, no? Sembra pulito, sembra come negli anni, a fine anni 90 era così, perché stava iniziando il business. Che non dico qual è, perché sennò vengo segnalato, però me posso limitare a dire che negli ultimi anni 90 iniziavano le sperimentazioni. E adesso siamo come negli ultimi anni 90 oggi, questa giornata è così. Dopo, andando verso Castelfidardo, verso le montagne, così, è tutto chiuso e bianco. Qua giù tanto l'aerosole è buttato in due i centri urbani, in modo che abbindolano i cervelli, mentecazzi, la mentecazzia, il cervello bacato. Quindi irrorano soprattutto nei centri urbani, nell'urbanizzazione, in modo che le creature vanno in pazzia, vanno in schizofrenia. Vedi quella madre lì che ha lassato la Fiat, il box, per 6-7 giorni è morta di fame e di sete. Quella c'ha la mentecazzia. E poi quei genitori che facevano cagnare ante il bar mentre i figli stavano dentro la macchina a 50 gradi e stavano per morire sfissiati. E quelli pure c'ha la mentecazzia. E poi altre pazzie dei genitori che ammazzano i figli, e i padri ammazzano le mogli ammazzano i mariti, ammazzano i figli, li coltellano. Tutta sta roba, tutta sta porcheria che sta succede è perché le menti è mentecazzi, è in preda al maligno. Il maligno sussiste perché il caldo, la siccità, l'aerosole nell'aria, te credi che non abbindola i cervelli? I cervelli è mentecazzi, ecco qua, come se fossimo, come se, allora i manicomi hanno chiuso, no? E siamo tutti fuori dal manicomio, me ci metto pure io, siamo malati del manicomio, usciti fuori dai manicomi. Guarda un po' questi pesciolini mi stanno a sentire, guarda, mi viene sempre vicino, guarda. Quindi le menti mentono, la mente mente. E poi quel ragazzo lì che è stato massacrato, sa le stampelle, ente la testa, ammazzato, puretto a Porto Civitanova. E nessuno ha fatto niente, nessuno ha fatto niente. È incredibile, incredibile. E poi quell'altro dopo, subito dopo, si è susseguita un'altra lite. Dopo quelle ragazze là, purette, tutte embriache, a Riccione, andate lì per cercare un cellulare che gli è stato rubato, erano disperate, che cercavano il suo cellulare, è venuto giù un freccia rossa, l'ammazzate tutte e due, di quanto erano, non erano più riconoscibili, perché uno è andato oltre con la cariola, quelli accoglie sui pezzi del corpo, erano irriconoscibili, queste purette. Ma ti rendi conto, sta succede un macello, e poi c'è gli accasci continuamente, si accasciano persone dei 20 anni, dei 30 anni, dei 15 anni, morne d'un colpo, da punto in bianco morne, così a posto. E sta succede le peggio cose, ma non ci rendiamo conto, troppo calore, troppa siccità, mai è successa una roba così. Siamo alla fine proprio, i titoli di coda, altro che. Altro che, qua giù però tutto normale, vedi, tutto normale, sempre uguale, la gente mi guarda incazzati, se domandano che cazzo fa col matto, che cazzo fa col matto, se continuo a dire Matteo Montesi è un matto, Matteo Montesi è un matto, non vedono i video per intero, allora me calunniene, me insultene, me diffamene,
continuano a diffamarmi sempre in dei canali falsi, un sacco di puttanate, sfruttatore, vannamarchi, ladro, assassino, piromane, sempre quelle mi dicono. Ma non si rendono conto che loro stanno a sbagliando, a pensare sempre a giudicare, a condannare gli altri, perché nella maniera in cui condannano e giudicano saranno condannati e giudicati loro. Non si rendono conto d'un cazzo, la mente mente cazza. Quindi è ora che ce la famo finita da giudicarci gli uni gli altri. È ora che ringraziamo al Padre Eterno per i doni che ci ha fatto del suo pianeta meraviglioso, che l'uomo, le creature umane hanno ascoltato al demonio e l'hanno ridotto un disastro, uno sfatacascio, una mondezza, una discarica. Qua giù è bellissimo, guarda. Eppure a pensare che nell'Oceano Atlantico c'è un'isola grossa quanto il doppio dell'Italia di discarica, tutte bottiglie di plastica, chissà che fine ha fatto con l'isola. Dicevene che la volevene assorbire con un parassita che si mangiava la plastica, chissà se è vero. Non hanno fatto un cavolo, non hanno fatto, sicuramente non hanno fatto un cavolo. Comunque dopo dai Balcani arriverà la guerra bellica visibile, per adesso è stata sempre una guerra chimica, con l'aerosol nell'aria, i cervelli mentecazzi, le pazzie, le schizofrenie, il bastardismo, il bastardesimo, siamo imbastarditi, cosa vuoi fa? È la fine di una generazione corrotta che non ha più Gesù nel cuore, ma c'ha Satana, Golga. C'è Satana, e Satana porta alla distruzione, la fine proprio, la cattiveria, la falsità, l'inganno, come i canali falsi che mi fanno a me, che c'è l'inganno, le diffamazioni gravi, gli insulti, le calunnie, le offese, le ingiurie, i tradimenti, e poi c'è anche i reati gravi di diffamazioni gravi. E sono cose contro l'amore, giudizi e condanne che prima o poi coloro che li stanno facendo saranno condannati e giudicati. Purtroppo, purtroppo per fortuna è così. Purtroppo dico che esistono ancora queste realtà molto spiacevoli. Però esistono purtroppo, il male ancora impera su questo pianeta, perché le creature hanno eliminato Dio dai propri cuori, imbastarditi. Adesso la mente è mente cazza, il cuore imbastardito, e quindi ci si affida al demonio. Per questo stiamo tutti allo sfascio, allo sfatacascio, alla fine. Non c'è può essere futuro così. Dopo c'è il gender, c'è ormai la fine de tutto quello che è più importante, la generazione ha allontanato Dio dai propri cuori, dalle menti, pensa che se stesso è Dio, la New Age, il relativismo, il buonismo, il permissivismo, il bastardismo. E così facendo è ovvio che stiamo allo sfatacascio. Guarda si pesciolini, sempre vicino a me, oh. Come Sant'Antonio de Padova. Sant'Antonio de Padova non ci credeva né nessuno, e profetizzava, e tutto d'un tratto il mare si è riempito dei pesci che lo stavano a ascoltare. Nessun altro lo ascoltava, perché lo trattavano tutti da pazzo a Sant'Antonio de Padova. E i pesci ascoltavano. E mentre profetizzava Sant'Antò de Padova e brulicava dei pesci il mare, lo stavano a sentire. Pensa che roba, pensa tu che roba. E i santi non è stati trasportati dal demonio, perché i santi lodavano il Dio onnipotente, si affidavano a Dio onnipotente. Sta stronzata che i santi là sono il demonio, questo lo mette proprio il demonio. È il demonio stesso che fa capire, che fa pensare che i santi è stati abbindolati dal demonio stesso. Pensa quanto è falso il demonio. Ammetti in testa se cazzate. Guarda questi pesciolini, sempre vicini, oh, sempre vicino a me, guarda lì che roba, le carini. Queste lattarine,
A posto, io vi saluto e lascio la linea a mio cugino Luca che fra poco interverrà e farò una live. Venitemi tutti a vedere il live Matteo Montesi Official sul canale Viola. Grazie. Dopo ne parliamo. Ecco, adesso mio cugino Luca dirà la sua sul fatto della Riviera del Conero e di questo luogo bellissimo, incontaminato. Come si dice? Incontaminato? No? Naturale. Non c'è più niente di incontaminato al giorno d'oggi. Non c'è più niente, è vero, però è un luogo più naturale che c'è qui. Sì. Che sta in pace. E io prima parlavo proprio di questo. Veramente. D'altra parte, dato che è pieno dei cinghiali, è incontaminato, perché sennò a storia non c'erano i cinghiali. Io perché mi basavo sul bosco qua, il verde che c'è, gli alberi, sì. Quello è naturale, un posto proprio, una riserva naturale, sì. Quella lì. Però peccato che ci vanno i pervertiti a fare tutto quel macello dei preservativi per terra, siringhe di droga, fazzoletti e tutto. Però se non fosse per quello, ti ricordi quando è venuto lo sceicco che ha fatto pulire tutto coi soldi? Mm. Però c'è una cosa che è troppo, di quanto è naturale, è proprio lasciata al naturale, quindi è piena di rovi, è piena di canneti, di tutta roba, tutta erba che non ha valore, non è alberi di valore, insomma, no? È una pineta. Il sottobosco non è. Non è usabile perché è un macello, non è calpestabile, pieno di rovi. Dopo hanno creato loro, i pervertiti, hanno creato delle stradine, dei sentieri tagliando con le forbici, i rovi per nascondersi delle zuzzure, le canne, in mezzo alle canne hanno tagliato le canne per fare le zozzure. Quindi è un posto naturale, però fa schifo. Però dimo di quello lassù, invece questo che stiamo noi, cioè i sassi, è comodo, non ci sporchiamo tutti con la sabbia, con la breccia. Sì. E in più se può scegliere il fiume, il mare, come sempre. Il bosco sul Monte Conero è un po' più pulito, il sottobosco, no? È meglio, un po' meglio. Mm. Non c'è quelli che vanno a fare le porcherie. Sì, quello è vero, però è anche vero che tanto che non piove più non è pulito, è tutta polvere. È tutta polvere, se ci vai su scivoli della polvere che c'è. Poi le zanzare te se magna. Te se impappa. Qui quando va via il sole te se impappa le zanzare. Te se impappa perché c'è pure il fiume, l'acqua stagnante che non scorre. Però il sole... Però male un po' scorre. Stasera scorre e ieri stranamente pure scorreva, perché? Perché lassù la diga ha aperto lo custode. Per me poi c'è un altro fatto, no? Siccome che tu ti scarichi dei batticlò, degli alberghi, dei campi, vanno a finire del depuratore. Poi il depuratore dopo scarica il fiume. Le mi hai detto l'anno scorso che a una certa ora scarica tanta acqua. Infatti si è allargato, mi pare. Per me se vai oltre sopra il depuratore è secco il fiume. Qui è tutta acqua del depuratore. Sì, che sarebbe acqua dei batticlò. Però l'acqua dei batticlò qual è? Che acqua è? De Corgovivo? Oppure della diga dei cinguli? Tu la pia l'acqua dai rubinetti di Castelfidardo, Osimo, Camerano e Ancona? Da Corgovivo? Corgovivo. Pensa, tutto da Corgovivo. Quindi porta l'acqua qui, cioè, perché sennò se la per il fiume Mosone non c'è quasi niente. Infatti, cioè, però quella della diga dei cinguli, che ancora viene quindi giù. Praticamente tutta acqua che doveva stare sull'Esino, per giusto, no? Prima, quando non c'era Corgovivo, era acqua dell'Esino. Dai, l'Esino è secco perché hanno preso l'acqua da Corgovivo e l'ha portata in Ancona. Ancona la scarica sul depuratore... Ancona a sud, la scarica sul depuratore qui di Castelfidardo. Dai, veramente? Pensa che giro! Tutta la zona del sud di Ancona, la zona del Torrette, no. A nord. La zona sud del Monte Conero, la scarica Numana, Sirolo, Camerano, sì. La Baraccola. Non lo sapevo. Varano, che... Monte Acuto. Sì, sì. Tutto scarica qua giù, il depuratore pensa qua giù. Pensa tu, ma davvero. E c'è gli oleodotti. Tutta la Valle dell'Appio. C'è gli oleodotti, c'è. Ci sono gli oleodotti. Sì, gli oleodotti dei fogni, gli acquedotti fognari. E una volta depurata la buttene chi? La buttene là, una volta depurata va a finire il fiume, poi si è pieno. Qui. Apposta hanno fatto i depuratori nuovi là. Mm. L'hanno ripristinato il depuratore, l'hanno fatto enorme. Mm. Porca miseria. Ambiente. Ma guarda quanta ne faciote. È tutta di Corgovivo, la sorgente di Corgovivo questa. Non solo però, c'è pure quella lassù della diga dei cinguli, perché serve per mantenere il fiume vivo. La maggior parte è Corgovivo, però
Filottrano, Filottrano, Cingoli, Numana e Sirolo prendere l'acqua dal lago di Cingoli. Ah. Dal potabilizzatore che c'è sotto la diga di Cingoli. Che l'abbiamo visto noi, l'abbiamo ripreso qui. Questa qui è acqua, un po' del lago di Cingoli e un po' di Gorgovigo. Ho capito, quindi tutta convogliata lì apposta, vediamo che sgorga. Sgorga. Sgorga perché era acqua dei Panticlò. Depurata. Di quelli che si fanno in le docce, di quelli che pisce ne cagene. È vero, però depurata perché... Depurata perché c'è il depuratore. Il depuratore è nuovo, quindi apposta vediamo sempre l'acqua pulita. Non viene la merda. No, perché viene depurata e dopo chi è che la dopo pia tutta fanghi, sta roba? I fanghi non lo so dove li smaltiscono. I fanghi, dove li smaltiscono? Li butterà nel sottoterra, da qualche parte. Da qualche parte oppure fa nella la biomassa, non lo so. Se fa nel... Non lo so come funziona. Non lo so. Bisognerebbe andare a vedere per informarsi, perché sono curioso. Bisogna dirlo a uno che lavora con l'ambiente. Allora. Luca Palmieri, buon'anima, lavorava all'acqua ambiente. Eterno riposo dona Luca, signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Allora, mio cugino, cosa vuole dire riguardo alla riviera del Conero? Che questa parte qui è la più bella, oltre le due sorelle che pare là, caraibica pare la parte delle due sorelle. Sì. Però è vietato andare giù dal Passo del Lupo perché c'è l'ammenda, c'è, è vietato perché c'è pericolo dei massi, di caduta massi. Ma di modo che la gente può, almeno deve più obbligatoriamente il traghetto per andarci. È vero. Capito? Quindi... Anche se la maggior parte prendeva il traghetto comunque, perché è difficile il sentiero. È difficile, però alcuni ancora ce vanno anche se è divieto. Sì. E dopo viene la multa in basso che trova nel poliziotto in borghese laggiù la spiaggia. È andato giù con la barca però il poliziotto, sì. È andato giù con la barca. Apposta. Allora... Io devo dire però una roba, che siamo in un periodo di totale e completa siccità. E poi è previsti 50 gradi. E la previsione per tutto il mese d'agosto è totale secca. Secca rabbita al massimo. Da finimondo. Sì. L'altro giorno a Napoli 49 gradi. Non aveva finito come in Italia che è 70 gradi, no? In India non era 70 gradi. Era 70 gradi, sì. Ma fino uguale. Ma chi è che sopravvive? Chi è che può sopravvivere a quelle temperature lì? Un corpo umano a 50 gradi non la fa più, Se disidrata, anche se beve tutto un continuo, non finisce mai da bere, ma se disidrata muore. Troppo caldo. A meno che non stiamo in un posto, come ho detto prima, un clima come questo che è vicino al mare, che bene o male l'aria arieggia. Sì, qui no, veramente un paradiso che stiamo noi, Sì, è vero. Il Dio ci ha posti qui, ci ha fatti vivere qui. Il mare è stato sempre bello, calmo, pulito, sempre trasparente. Sempre cristallino. Sempre. Infatti. Allora ringraziamo a Dio che ci ha posti qui in questa terra molto bella e benedetta, perché c'è anche il santuario della Santa Casa, del Sant'Anna. Ma poi... Questo è il fiume sempre pulito, perché questo depuratore nuovo che è stato inaugurato nel 2020 è sempre perfetto, pulito adesso. È vero, l'altra volta quando era vecchio era sporca l'acqua, te ricordi? E invece adesso è sempre pulita. Ti guarda l'acqua che va giù stasera. Porca miseria quanta ne va giù. A posto, dai, terminiamo questo servizio. Però devo dire una roba, che nella siccità completa e totale non c'è scampo stavolta, perché ormai è... Che non fa un filo d'acqua 3 mesi? Quant'è? Ma perché 3 mesi fa quanta ne ha fatta? 10 minuti? Filo. 10 minuti? Ah, un filo d'acqua? Non lo so. 3 mesi fa ha fatto un filo. Un filo di 10 minuti? Come ma cos'è? Fai se c'è l'acqua che viene su tutto un continuo? Ma cosa ne so? Hai sentito a Sefro c'è il Cosoli, il Potenza che ancora butta. Sempre. A Cosoli, a Pioraco. A Pioraco c'è il Potenza che ancora butta. A Pioraco c'è il Potenza che butta. Sì, perché c'è stato un amico nostro, è stato su Aliburgacci. La cascata non è come quando si sono dall'inocolo, No. Una era più potente la cascata. Certo. Però bene o male, un po' d'acqua c'è ancora che viene giù da quelle cascate. Sì, come farà non lo so, guarda, come farà non lo so. E poi pure la gola degli Ana. Però la conduttura forzata artificiale dei campanari è secca completamente, l'hai vista, no? Sì. Ci si è girato. Si è girato. Adesso hanno ripristinato il guardrail che era rotto. Ho capito. L'hanno ripristinato. Comunque la sorgente Iana pare impossibile che c'è l'acqua, che non ha mai piovuto. Però non è come quel giorno che ci siamo andati noi, sì. Era al massimo. Lo so. Quel giorno perché in quel periodo aveva miracolosamente piovuto, sì, perché sì. Era stato un periodo in cui non erano passati
gli aerei. Lo so. Bozzi. E poi il Chienti però è secco, non è mai stato secco in vita nostra. No, mai. Adesso è secco proprio completo, c'è cioè tutta terra, tutti i sassi. Quindi i laghi formati dal Chienti, il lago delle Grazie, il lago dei Caldarola, il lago dei Caccamo, che com'è i laghi? Secchi? Boh, non lo so, tanto che non ci passo più. È tanto che non ci perché passo se il fiume più. È secco, i laghi automaticamente devono essere secchi. O a meno che non hanno chiuso proprio la diga, a posto. La diga del lago del Polverino, il lago di Caccamo l'hanno chiusa definitivamente, e il fiume è secco completo. I laghi rimane lì fino a che non evaporano del tutto. Sal tutto su caldo, evaporeranno come il Mar Morto. Il Mar Morto e il lago di Tiberiade nella Terra Santa sta evaporando tutto. Cioè perché l'acqua non va giù più, però quella che c'è piano piano evapora. Certo, per forza, non c'è scampo. Come la diga dei Cingoli, non c'è scampo, finirà perché non è rimpiazzata. Evapora poi, Intanto evapora al giorno, voglio con questo caldo evapora sì. Sì, sì. Quindi cosa famo noi? Cosa potremmo migliorare? No, qual è il nostro potere? Cosa potremmo fare del nostro per migliorare la situazione? Potremmo parlare direttamente con Gesù in persona, di manda gli angeli a purificare il cielo. Solo quello. Che pare oggi pulito, invece in realtà nei lati è bianco. La gente le vede e dice, ma dov'è? Vedi che azzurro è. Oggi proprio il mare azzurro, il cielo azzurro, come zio Alberto. Però nei lati è bianco. Nei lati verso le montagne è giallo e bianco. Anzi, oggi non è proprio. Oggi anzi c'è il vento che ha arieggiato. Oggi no, ma c'era dei giorni che era proprio bianco al massimo, anche il monte era bianco. Lo so, però chi è che ci crede? Se pensa che io sporco l'obiettivo per vedere il cielo opaco. Credene così. Credono che tu sporchi l'obiettivo della videocamera per far credere che il cielo è opaco, invece in realtà è azzurro. È vero, è vero. Penso che mette cazzia. È vero. A posto, dai, da tutta allora questa. Chiudiamo così. Chiudiamo così e. Allora l'appelli. Chiudiamo con gli appelli. Gli appelli. Gli appelli. Affidatevi a Gesù. Sì. L'appelli ormai si può fare solo a Dio. Sì, a Dio, solo a Dio. Dio, ma spazza via tutta questa chimica perché è in tuo potere farlo, no? È vero, è vero. Volendo Dio, sai, tu li fa arrivare con gli aerei se vuole, no? Li disintegra. Li disintegra. È vero, è vero. Però avendoci lasciato libero arbitrio non lo fa, perché altrimenti poteva pure essere sceso dalla croce volendo Dio, no? Certo. Gesù poteva volendo essere sceso dalla croce e aveva niente a tutti. E distrugge tutto. A Pilato lo faceva arrivare, chissà, a Roma, lo faceva arrivare a Dio. Infatti. Invece non l'ha fatto perché non è andato contro il libero arbitrio dell'uomo. È vero, perché è infinito amore, quindi ce lascia fare come ci pare. L'uomo l'ha ucciso e lui si è lasciato uccidere. È vero, pensa che amore folle, un amore folle. Quindi Gesù, ti chiediamo la grazia di mandare i tuoi angeli a purificare la terra da tutta questa irrorazione e malvagità. Sì. Ecco. E mandare l'acqua purificatrice. Sì, l'acqua purificatrice, perché l'acqua purifica e tanto disinfetta pure contro il virus. Tanto l'acqua non può essere più un'acqua distruttiva come il diluvio universale. No. Perché l'ha giurato Dio che non mandava più il diluvio universale, quindi tutto al più ci può essere solo qualche piccola alluvione. Esatto. Non più il diluvio universale. Tutto al più il fuoco purificatore. Quello lo manderà. L'acqua invece è un'acqua di salvezza. Manda il fuoco, Signor, manda il fuoco, Signore, e rallegraci col tuo poter. Mi ricordo quella canzone, l'hai sentita mai? No. Era del rinnovamento. A posto, dai, terminiamo qui, fine. Fine. C'è lì dentro? C'è tutti gli accessori per questa. Ma non serve a niente? Non serve a niente. Però ieri l'ho fatto il video, ti ricordi? Sì, niente io questa qui. Come quell'altra dell'anno scorso praticamente, li ho dovuta buttare via alla fine. Sì. Questa non è. Cos'è? C'è l'acqua dentro? No. È un alone, ieri c'era l'acqua, sì. È un alone. E allora cosa devo dire questa? Che non è buona da niente. Però tutti erano invidiosi che era il GoPro. Non è il GoPro qui. Qui è una videocamerina subacquea. Che essendo una sottomarca non è buona da niente, infatti non ha registrato niente ieri. 20 euro. Quindi inutile che siate invidiosi dei 20 euro di roba, quindi niente, ce la butta via questa. Ce la butta via oppure ci puoi fare qualcosa? Non ci puoi fare niente, non lo leggi, i filmati, lì è corrotti. Hai filmati corrotti? Sì. Ma la SIM? Dentro c'è la SIM? La SIM è corrotta, non li legge più, l'ha rovinata. Ma allora cosa le vendono a fare se ci offeghe? Non lo so, per imbrogliare. L'inganno satanico anche qui.
Sì. Nel commercio, a parte che il commercio fa parte del mondo, quindi il mondo, il principe del mondo è Satana, quindi... A posto. A posto. Però c'è anche delle robe buone in commercio, come quella videocamera lì, quella che mi sta riprendendo adesso. Sì, infatti. Invece questa qui proprio ci pega. Sì. Detto questo, chiudo, passo e chiudo. Fine. Fine. Il tramonto di oggi. L'assenza di pioggia falsa tutta la polvere, quel challenger lì sta a tagliare l'erba, si è alzata tutta la polvere, guarda che macello! Che macello! Guarda, guarda la polvere perché non piove da anni e anni! Che disastro! I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad.